Capitano, i ferrovieri. Dobbiamo decidere chi muove per... Non ci sposteremo mai in questo modo. E infatti è per questo che è un mese che siamo qua. Oh, Gustavo. Che cosa mi vuol dire? Perché mi hai fatto venire qua? Ti ho fatto venire qua perché ti stanno andando a brucare. Ascolta, dobbiamo finire la ferrovia. Mettere binario. E dobbiamo arrivare. Questo non è una ferrovia, è un colosso. Ho portato gli elementi. Ah, sono 18. Capitolo 2. Allora, lui è basso, sì. Mentre Francesco la batteria e lui è trombone. Non mi piace suonare, voglio fare il ferroviere, voglio costruire una ferrovia, un binario solo. Non so come farà a stare. Ma è geniale, facciamolo un binario per il monopattino. Ok, io prendo le ruote, metti l'elemento. Sono tre questi elementi. Ascolta, dobbiamo fare questa ferrovia, dobbiamo attraversare la Manica. Così tanto? Ma se ci impegneremo, vedrai che ci arriveremo. Vai, capitolo 3, la Manica. Vedo che è un po' corta, la vogliamo allungare? La mia uniforme mi piace così, sportiva. Ma lei non può perforare la terra con questa manica, se ne va un pochino di rimota sul gomito, le viene la psoriasi. Ha capito? E lei la cuccia un pochino più lunga? Sì, me la cuccia più lunga. Cucita, vada a lavorare, ferroviere. Eccomi qua. Oh, aspetta, appena capito. Capitolo 5, in Inghilterra. 4, in Inghilterra. Signora, spaccia. Sono un ferroviere. Ben arrivato. Siamo in Francia. Sbagliato. No, è che sono un riunto. Oh, con questa cazzata hai fatto suonare le campane. Sono io, non mi riconosco. Come hai fatto a arrivare prima di me? Sono passato sotto il mare. Capitolo 5, sotto il mare. Si è rotto l'acquario, passa dalla blu! Eccoci! Ho un braccino più corto! Ma non è nessuno Nemo! Sono il capitano Nemo! Sì! Ah, è un piacere, sono il capitano Nostromo! Ce l'hai una scatoletta di tonno? Sì! Non riesco a raggiungerlo! È il tonno insuperabile! Ok! Capitolo 6 sarà uno per il protagonista e l'altro farà tutti i personaggi secondari, non meno di 5. Oh, ascolta, abbiamo portato il cane, lo hai visto? Dove l'hai andato, Fuffi? Se ti trovo ancora a aggrattarti il culo sugli spigoli mi fa scattare, Ascolta, dobbiamo arrivare prima che poi il sole sorga di qua. Sono le 6. Ma tu sei quello che ha aggiusto il Big Bang? Sì, sono io. Ho fatto iniziare anche l'universo una volta. Ascolta, dobbiamo arrivare. Mi raccomando, io voglio portare con me anche quel canguro che ho preso in nostra. Oh, c'è un marsupio che c'ha? Alle bolle di sapone, che cosa c'entra? Sono il canguro rasso, ma va bene. Ascolta, perfettamente, presto, ascolta, io di là devo arrivare in Inghilterra, passando sotto il mare, perché di là c'è mia mamma. E allora siediti,
si sbaglia, sfonda. No, sfonda. Ah, ok. Mamma! Oh, Gustavo, sei arrivato? Sei peggiorato! Le vedi senza aria! Hanno partito i loro effetti! Ma il mio iguana dov'è? Peggiorato anche l'iguana! Vabbè, mamma! Venuto qua, ho fatto tutta questa strada e sei arrivato a destinazione. Capitolo 7, la destinazione. Sono arrivato a destinazione. Sì, vedi, sono tornato a casa finalmente. Hai raggiunto la cometa, hai costruito una lunga ferrovia che ti ha portato da dove è in mezzo al nulla, qui, a casa tua. Tutto per dirti dopo 40 anni che non ti vedo. Mamma, ti voglio bene.